Questa è la nuova stampante mobile, la stampante a quattro più piccola al mondo. Abbiamo semplicemente 26 centimetri di lunghezza per una stampante portatile a tutti gli effetti. È una stampante che utilizza la tecnologia trasferimento termico diretto, ciò significa che può stampare senza inchiostro né toner, utilizzando semplicemente la carta termica. La stampante ha una velocità di stampa fino a 8 pagine al minuto e una risoluzione fino a 300 dpi. Come detto, non utilizza né inchiostro né toner, ma semplicemente la carta termica. È una stampante molto utile per i professionisti su campo che hanno la necessità di stampare direttamente e ovunque si trovino. La possibilità ovviamente dell'ampia gamma di connettività USB, Bluetooth e Wi-Fi che questa stampante offre permette ovviamente di essere utilizzata con qualsiasi dispositivo mobile o computer portatile. Un'altra cosa importante è la certificazione IP54 che quindi permette ad esempio nelle applicazioni della manutenzione di caldaie piuttosto che condizionatori, quindi professionisti che lavorano direttamente su campo in ambito della manutenzione, di avere la certificazione IP54 che quindi consente di resistere alla stampante a schizzi e polveri sottili. Una cosa importante è data anche dall'accessorio, quindi per questa tipologia di certificazione, che è una valigetta portatile, utile per inserire direttamente dentro la stampante e ha la possibilità, ovviamente, di utilizzare, oltre ovviamente l'inserimento della stampante, non solo fogli singoli, ma anche il rotolo di carta continua. Le applicazioni per questa stampante sono ovviamente quello della manutenzione, come detto, ma anche nella logistica, quindi la possibilità di andare a stampare direttamente ricevute, fatture, bolle di consegna, chi lavora nell'assistenza, nelle assicurazioni. Quindi diciamo tutti i professionisti che hanno la necessità di stampare direttamente su campo. Questa stampante portatile, avendo comunque l'ampia gamma di connettività, ci permette ad esempio di essere utilizzata anche, in applicazioni con i servizi di emergenza, come ad esempio le ambulanze, piuttosto che la pubblica sicurezza, come la polizia, per la stampa dei rapporti o di intervento diretto su campo. Grazie.